Ok, per te 4. A parte le visite che queste ve le potete fare per conto vostro, scopo invece di questo mini tutorial che ho preparato è quello di farvi vedere come creare delle esperienze. Questo al momento senza Blender, senza niente, in modo tale da vedere proprio le basi, cioè le cose più semplici per poter lavorarci sopra. Ok? Quindi per creare un'esperienza bisogna fare create. E a questo punto ci sono le mie esperienze e qui abbiamo la possibilità di creare gratuitamente fino a 3 esperienze, oppure facendo un upgrade si può arrivare fino a 5 con supporto e tutto quello che c'è. Quindi noi facciamo create, quindi creiamo un'esperienza. Questa esperienza la chiamiamo Salazar Video, poi al limite la buttiamo via, era solo per capirci. Starting content può partire con una base template scene oppure con una struttura un pochino più sofisticata che può essere per esempio rooftop, che è poi molto simile al giardino Zen. Quindi io direi giusto per massima gratificazione partiamo con la rooftop, così capite che anche loro sono partiti da qualche cosa come voi. Ok? Quindi facciamo create. E a questo punto partono le cose, insomma, tutte le attese, le mitiche attese di Sansa, nel senso che vedete che il Salazar Video non c'è nessuna immagine, possiamo editare la scena o possiamo visitare l'esperienza oppure impostare le informazioni dell'Atlas. Noi per il momento visitiamo la nostra scena, quindi la nostra esperienza che abbiamo appena costruita, Salazar Video, facciamo visit e qui abbiamo questo momento che per scene abbastanza piccole, può impiegarci diciamo pochi secondi, in genere aspettatevi di rimanere su questo genere di logo per un po' di tempo. Adesso probabilmente perché l'avevo già scaricata, quindi tutti gli asset sono locali, ci ha impiegato appunto pochi secondi. Vedete che noi adesso siamo in una situazione in cui ci muoviamo e siamo molto simili a come eravamo prima, cioè quindi abbiamo una specie di villa, insomma, sospesa un po' nell'aria e abbiamo uno sfondo. Quindi la primissima cosa che vediamo è come cambiare lo sfondo. Quindi per cambiare lo sfondo, quindi per cambiare qualunque cosa di questa scena, occorre fondamentalmente andare in Edit Scene. Edit Scene, vedete qua sulla destra, facciamo clic. Entriamo in una modalità in cui possiamo modificare la scena. Ecco che qui tornano utili le cose che vi ho appena spiegato nella parte precedente, cioè E per alzare la camera, V, perché qui siete in modalità fondamentalmente, nella modalità di a camera libera, che quindi è quella che avete imparato, spero. Ok, quindi potete muovervi, guardare, ma soprattutto potete vedere, per esempio qua, tutti gli oggetti che sono sulla scena, per esempio. Se clicco questo, vedete questa qui è la piattaforma di erba e viene evidenziata. Se per caso la cosa che sto cliccando è da qualche altra parte, non la vedo, quindi devo fare doppio clic e vedete che mi fa vedere il posto in cui è. Ma adesso noi la cosa che facciamo, ecco qua si è un po' incasinato, saliamo sopra. Ok, c'è anche qualche bacchetto ovviamente. Comunque andiamo in un posto dove vogliamo costruire qualche cosa. Allora, le costruzioni le troviamo, facciamo delle cose già pronte, oppure le andiamo nel nostro inventario e nel nostro inventario vedete che abbiamo degli script e delle texture che servono per cambiare fondamentalmente la skybox. Allora, la skybox è, vedete, quella cosa che sta lontano, quindi tutte le esperienze sono caratterizzate da un contenuto locale e da quello che è la skybox. Allora, adesso andiamo sul bordo della nostra esperienza e qui proviamo a cambiare lo skybox. Per cambiarlo dobbiamo andare nei tools, andiamo in scene settings e vi compare, vedete, queste qui properties sulla destra e dove c'è la skybox. Di default abbiamo la horizon set e poi qui possiamo cambiare un po' di cose, quindi in particolare possiamo aumentare, vedete, o diminuire
la luminosità della skybox, quindi allora tutto il nostro obiettivo ovviamente è quello di cambiare la scena in modo tale da farla sperimentare dopo. Ad esempio, se vogliamo mettere una skybox notturna, ovviamente dobbiamo farla meno luminosa. Se vogliamo scegliere un'altra skybox, per esempio c'è questo Bright Clouds, ecco, queste qui sono un po' più luminose, quindi un cielo molto, molto interessante. Poi c'è il deserto, c'è le Highlands, questo, che insomma, beh, non tutte queste qua di default sono buone, ce ne sono alcune sul marketplace che ve le raccomando. Questo qui è Marte, oppure torniamo semplicemente al nostro default, che era questo, magari un pochetto più luminoso. Ok. Allora, una volta fatto questo, possiamo poi controllare tutta una serie di caratteristiche che però adesso non entrerei nei dettagli. Diciamo che se volete potete controllare quanta nebbia c'è, credo che sia controllato fondamentalmente ecco, vedete che qua mettendo così c'è nebbia totale. Se mettiamo così, togliamo la nebbia, quindi potete controllare la quantità di nebbia e come la nebbia si dispone, ok? Però noi diciamo che la nebbia non è che a me piaccia veramente tanto, quindi per il momento teniamola così. Una cosa importante sono i suoni. Ecco, noi possiamo associare dei suoni. Infatti, una delle cose che poi vorrò farvi vedere bene è il fatto che si possono caricare dei suoni dentro le nostre scene. Quindi, quando entriamo in questa scena, vogliamo sentire un suono specifico. Quindi qui adesso non lo vediamo perché? Perché non esistendo suoni, dobbiamo o comprarli dalla qua Purchase, che non abbiamo comprato niente, oppure prenderci noi dei suoni che troviamo con Upload. Quindi con Upload andiamo sul nostro disco, facciamo il browse e io ho messo, ad esempio, questo qui è un suono. Ecco, questi suoni qua sono suoni un po' particolari, devono essere WAV 44.100, magari ce lo fa vedere anche qua sulle properties. No, forse non lo fa vedere. Ah, WAV Files, sì. Vabbè, comunque sappiate che quello devono essere di caratteristiche particolari, fondamentalmente di WAV 44.100. Io l'ho preso su internet, quindi facendo open, facendo così, noi abbiamo questo suono, e questo suono è una musica classica che poi adesso sentiremo. Quindi musica classica della scena. Facciamo upload e questo abbiamo lo status, il file viene caricato e dopo qualche secondo, se siamo fortunati, ci darà un beep, un suonino e quindi ce l'abbiamo. A questo punto, se noi andiamo nel background sound, abbiamo musica classica e questo è il nostro ambiente in cui abbiamo creato una musica classica in background. Ok. Allora, voi vi domanderete adesso come facciamo a navigare, cioè a pubblicare questa scena. Semplicemente bisogna prima fare il save, poi la build. Quindi noi, che siamo, se invece vogliamo proprio pubblicarla in definitivo per essere vista proprio dall'Atlas, dobbiamo anche cliccare qua. Ma noi che vogliamo essere un po' privati, facciamo build e così diventa una scena privata. Facciamo save and continue. Quindi lui salva e continua, si impiega, vedrete adesso, un pochetto a fare il salvataggio e dopodiché farà la build, quindi sono due operazioni distinte, quindi la save probabilmente invia tutti i contenuti e la build invece chiede al server di creare proprio fisicamente la sim che ha tutto questo contenuto dentro. Come avete visto, la save ci ha impiegato abbastanza poco. Dipende dalla velocità di trasferimento, e la building invece è un'attività apparentemente un po' complessina perché può impiegarci credo anche dei minuti, insomma. In questo caso credo che con un 20-30 secondi forse ce la caviamo. Diciamo che ogni volta che si pubblica così io faccio qualcos'altro tenendo aperta la finestra, intanto c'è un suonino che mi informa che la scena è stata effettivamente buildata e quindi è visitabile. Quindi fin tanto che fa tutto questo, purtroppo non si può fare nient'altro, quindi tutto bloccato e quindi non
Adesso magari blocco il video, ma ok, sembra che ci abbia impiegato molto di più di quello che avevo sperimentato prima. Quindi l'ultimissima parte, uploading, e quindi forse ci siamo. Quindi, ok, quando è finita ci informa con un motivetto, quindi possiamo continuare a modificare oppure visitare la nostra sim, nostra esperienza. Anche qui abbiamo un ulteriore momento in cui viene scaricato l'esperienza, viene messa in condizione di poter giocare. Ecco, e vedete, quando sentiamo la musica vuol dire che siamo entrati nell'esperienza. Quindi questa è la musica dell'esperienza. Ora, come vedete, tra parentesi è un pochino intensa. Quindi andiamo in edit. Ok, quindi lui si scarica di nuovo tutta la scena. Andiamo, abbiamo visto ormai che possiamo andare in scene, scene settings. Andiamo nella nostra musica e qui tra l'altro possiamo anche dire quanto la musica di sottofondo sia, no? Però adesso proviamo a fare una cosa molto semplice, e cioè togliamo la musica centrale, ma creiamo delle sorgenti di musica in posti diversi della nostra sim. Quindi diciamo che andiamo magari su qui, dove c'è questa specie, possiamo fare finta che questo sia una sorta di giardinetto zen, e vogliamo metterci la musica qui. Allora, cosa facciamo? Prendiamo la audio emitter, questo. Quindi ho fatto clic e poi l'ho trascinato, vedete? E l'audio emitter sarà una cosa che non si vede, ma quando ci si avvicina la vicino all'audio emitter, con le properties possiamo specificare la musica classica che abbiamo appena inserito. Ok, quindi mettiamolo al massimo volume. E quindi abbiamo fatto che qui abbiamo messo questa musica classica. Ci muoviamo e andiamo in un altro punto, magari un po' lontano, in modo tale da non confondere le musiche. Quindi ci mettiamo magari andiamo qua in quest'altra specie di giardino zen C. Ok, e qui ci piazziamo un'altra sorgente di musica qua, e magari ci mettiamo possibilmente sempre al massimo volume, e ci mettiamo magari una musica differente. Vediamo un po' se ce l'avevo già scaricata una musica differente. Ok, questa che è un pochino più complicata. Quindi facciamo l'upload anche di questo pezzettino, su 18 mega, quindi leggermente più complicata. Aspettiamo che faccia il carico. Ok, direi che l'ha fatto, quindi adesso è stata più rapida, quindi forse speranzosamente siamo in grado di fare l'appubblicamento, cioè pubblichiamo build. Quindi save e continua, e proviamo a vedere se adesso questa operazione è un pochetto più rapido del salvataggio precedente. Ah, è possibile che prima ci abbia impiegato tanto perché abbiamo cambiato lo skylight, perché nelle prove che ho fatto prima di fare questo video il building non ci impiegava 2 minuti, ma ci impiegava appunto un 20, 30, 40 secondi, che erano sempre un po' fastidiosi, ma non così tanto fastidiosi. Comunque, vediamo anche adesso quanto impiega. Ok, direi che siamo quasi arrivati al dunque, quindi uploading. L'altra volta abbiamo visto che a partire da questo momento passava relativamente poco. Perfetto, adesso proviamo a vedere qual è la nostra esperienza di visita. Abbiamo la nostra musichetta introduttoria quando siamo qui sull'Atlas. Ed ecco che abbiamo il nostro ingresso. Ecco, vedete che adesso, se noi ci muoviamo, abbiamo la musichetta, magari facciamo con F4 per
muoverci velocemente. Ecco qua una cosa che non vi ho detto la volta prima è che se si muove troppo velocemente potete premere il meno del tastierino numerico e quindi se si muove potete muovervi più lentamente oppure più del tastierino numerico per controllare la velocità. Quindi come vedete qui man mano che ci avviciniamo, diciamo più, man mano che ci avviciniamo qua, sentiamo questa musica che abbiamo messo. Se invece andiamo verso l'alto, qui in teoria, no, mi sarei aspettato di vedere, di sentire l'altro, ah no, non l'abbiamo caricato, quindi adesso faremo soltanto un altro edit. Quindi altri 4 minuti di disgrazia, perché l'avevo detto ma non l'avevo fatto. Quindi facciamo e andiamo lì, vedete che siamo. Questo, tra l'altro possiamo anche individuarlo qua, vedete audio emitter 1, questo, proprietà, sound, questo, ok, e quindi a questo punto la build di questa cosa, soliti 3 minuti di attesa che vi skipperò, sa che sono tutti 3-4 minuti, ci sono tutti, quindi vedete che ogni errore conduce a una delle perdite di tempo non male, molto di più che non con altri sistemi. Infatti vedremo poi che forse la cosa migliore è di lavorare con ambienti molto più piccoli. Ah, vedete che si sentono tutte e due le musiche, però se noi ci avviciniamo, quindi andiamo con F4, il mio preferito, per staccare la camera, e poi se ci avviciniamo qua, vedete che qua diventa molto forte la musica quando siamo qua, mentre invece se ci avviciniamo dall'altra parte, le musiche. E qui abbiamo quest'altra musica che abbiamo messo in questo posto. Ora, questa è una cosa interessante. La possibilità di con pochi, diciamo, in pochissimi minuti si può costruire, diciamo, un'ambientazione sonora, quindi con notevoli, interessanti effetti, insomma, si possono costruire delle zone dove potete mettere, poi magari vi segnerò dei cartelli, delle cose o delle mesh che rappresentino delle realtà storiche o dei musicisti o delle esperienze sonore. E quindi l'esperienza sonora che potete sperimentare con Sansar è già creabile, diciamo, in pochi minuti o in una mezz'oretta, se vi accontentate ovviamente delle cose di base che trovate subito qua. Ovviamente noi in realtà non ci accontenteremo, quindi vogliamo qualcosa di più. Allora, per questo primissimo esperimento, direi che ci siamo, quindi vediamo, ci sarà solo un altro video fra poco dove spiegherò invece come importare alcuni elementarissimi oggetti da Blender, ma diciamo che come sopravvivenza siamo già un po'.